È una giornata che fa ricordare tutte quelle sono le problematiche della sicurezza del lavoro nei cantieri, specialmente nei posti disagiati come Fiumi Montani. È sempre bene fare un ripasso perché non ha né l'altro, uno tende anche a scordarsi, però le cose principali bisogna sempre insomma, ricordarsele sempre, perché qualche volta sono proprio le piccole cose che fanno la differenza. In un anno che si profila nero per il numero di morti bianche e di infortuni ed incidenti sul lavoro, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha introdotto la prima giornata antirischio e lo ha fatto all'interno della settimana della bonifica. Oggi l'attenzione è sulla sicurezza dei lavoratori, sia i nostri dipendenti ma anche le tante ditte, i tanti collaboratori che lavorano con il Consorzio di Bonifica. E sicurezza è sicuramente una parola d'ordine perché tutti i nostri lavori sono improntati a garantire la sicurezza idraulica dei territori e oggi dai territori spostiamo l'attenzione ai lavoratori. Una giornata che si aggiunge alla formazione obbligatoria per responsabilizzare e coinvolgere il personale tecnico ed approfondire le conoscenze acquisite con il supporto di un'esperta. In particolare attenzione è stata data a quelli che sono i dispositivi di protezione individuale, che sono stati accuratamente scelti sia in base alle norme ma sia in base anche all'esigenza del lavoratore. L'iniziativa ha anche testato sul campo la preparazione degli operatori divisi in due simboliche squadre, motosega e decespugliatore. Sicuramente tutto quello che deve essere saputo da parte del lavoratore, da parte degli operai nei cantieri, queste persone lo sanno. Evidentemente anche i percorsi formativi fatti in precedenza hanno colto l'obiettivo e i lavoratori hanno colto l'importanza di conoscere questi comportamenti, l'uso e l'utilizzazione di sicurezza, come stare nel cantiere per prevenire eventuali, mi auguro mai, ma in ogni caso incidenti che possono sempre accadere. Cornice dell'iniziativa la Mesopotamia di Talla, ovvero il giardino pubblico comunale che si sviluppa tra i torrenti Talla e l'Avanzone. Per noi è l'occasione anche per ringraziare il consorzio per l'attività che svolge durante l'anno con una pulizia che appunto abbiamo concordato essere adesso annuale, quindi questo per noi è anche una risposta importante in termini di decoro e di gestione proprio del centro urbano a cui teniamo particolarmente, quindi anche grazie alla collaborazione del consorzio riusciamo a farlo.